Cominciando da questa domanda che tu mi poni, io la vedrei su un versante oggettivo e poi ovviamente prevalentemente soggettivo. Sul versante oggettivo mi sentirei di dire questo qua, ma la psicoanalisi ha perso una scommessa molto importante di cui gli esiti li abbiamo visti in primo luogo nella psichiatria nordamericana che dagli anni 50-60 in cui la psicoanalisi era decisamente egemone, poi negli anni 80 si è sempre più sviluppata in un versante biologico e ahimè di riduzionismo biologico. Lo stesso percorso ha toccato la psichiatria italiana con un decennio o un paio di ritardo. Forse però la psicoanalisi aveva già perso questa scommessa, dico questo nell'auspicio di poter riflettere criticamente sul passato, aveva già perso questa scommessa agli inizi, quando si era posta in modo un po' onnipotente nei confronti del disturbo mentale e della psichiatria stessa. Di qui appunto questo passaggio da un estremo all'altro. Questo su un versante oggettivo. Se tu mi chiedi invece, se mi poni e mi pongo la questione su un versante più soggettivo, beh, anche in me si è sviluppato un percorso, non direi di delusione, perché il termine di delusione lo riferirei più a certi aspetti squisitamente istituzionali che pertengono alla istituzione, quanto piuttosto forse di disillusione rispetto appunto a queste fantasie di onnipotenza che anche a me, allora giovane psichiatra, avevano molto colpito. Posso raccontare un aneddoto. Io mi sono laureato il 5 novembre del 79 e il 6 novembre ero in clinica psichiatrica, che era però anche un servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Lì solitamente si iniziava il lavoro con calma alle 9 del mattino, io però mi ero organizzato per alzarmi un'ora prima e avevo sulla mia scrivania due testi che a giorni alterni leggevo. Uno era il testo di Arieti, l'interpretazione della schizofrenia in due volumi, e l'altro Alienazione e personazione nella terapia della malattia mentale di Gaetano Benedetti. Con l'illusione che in un qualche modo da questi due testi avrei tratto una sorta di linfa vitale per riuscire a curare la schizofrenia. Quello che vedevo non accadeva o accadeva in modo molto limitato nelle istituzioni psichiatriche. Ecco, questo è stato un po' il percorso di disillusione, che è un percorso che naturalmente non significa un abbandono della psicoanalisi, nel senso che a mio avviso rispetto ad allora, quindi rispetto a più di 30 anni fa, ci sono alcune idee che ovviamente ho messo in discussione, poi dirò quali, ma ci sono anche alcune idee di cui io ritengo ancora sia da esplorare fino in fondo la fecondità. E ne sottolineerei in particolare due. La prima, quello del pensare il paziente come momento centrale del lavoro istituzionale. Questo si traduceva a suo tempo in un utilizzo molto intensivo, talora ingenuo anch'esso, della supervisione, della cosiddetta supervisione. Oggi questo stile è stato abbandonato, ma a me pare che più che abbandonarlo dovremo ovviamente con le necessarie trasformazioni riprendere questo lavoro, che non significa semplicemente un lavorare in equipe, significa qualche cosa appunto anche di più specificamente psicoanalitico. Il secondo punto che a me pare fondamentale, in cui io mi riconoscevo 30 anni fa e mi riconosco tuttora, è la necessità di costruire, o per meglio dire, di proseguire nella costruzione di una psicopatologia psicodinamica, senza la quale a me pare noi siamo presi tra lo Scilla e il Cariddi dell'indifferenza categoriale, per cui ci sono i pazienti gravi o al massimo le psicosi, punto e basta, e dall'altra dalla, come dire, necessità di richiamarci in modo piatto ai criteri nosografici dei sistemi che ben conosciamo, dal DSM-4 alle CD10. Una psicopatologia psicodinamica e psicoanalitica che parta, a mio avviso, come è insegnamento di uno dei miei grandi maestri, Salomon Resnick, dalla radice fenomenologica per appunto svilupparla nel senso che a noi interessa. Io direi che questo mio mettere in discussione abbia significato, o comunque potrei tradurlo, nel passaggio
da una prospettiva psicoanalitica a quella che io, mi piace chiamare una prospettiva ermeneutica. In fondo le cose non sono molto diverse, nel senso che ovviamente io mi pongo all'interno di una prospettiva ermeneutica con un background psicoanalitico. Però quello che voglio sottolineare è che all'interno di una prospettiva ermeneutica io posso incontrare altri colleghi che invece lì pervengono a partire da un background che può essere fenomenologico, sistemico, cognitivista. Ora, non è certo questa la sede per chiarire che cos'è l'ermeneutica o che cosa intendo io, però un accenno per rendere più chiaro il mio discorso lo potrei fare in questo senso. Con l'ermeneutica io mi riferisco a quel metodo, o quella filosofia, o meglio ancora a quell'attitudine a guardare le cose con una vocazione essenzialmente comprensiva, pur nel riconoscimento che questa comprensione è dialetticamente articolata con l'incomprensibile. E di qui appunto l'importanza, ovviamente, all'interno di una dimensione ermeneutica della psicoanalisi. Per oggi non parlerei più, ecco, come ricordo 30 anni fa in uno scritto tra virgolette giovanile, si intitolava, mi sembra, Metodologia dell'intervento psichiatrico, era una voce per l'enciclopedia Treccani, io lì avevo parlato di egemonia, avevo utilizzato questo termine, della psicoanalisi. Oggi non utilizzerei più questo termine. E vorrei anche sottolineare un'altra cosa, che sicuramente una delle parole chiave dell'ermeneutica è il dialogo, quindi la prospettiva ermeneutica è una prospettiva dialogica, oltre che relazionale, interpersonalista, centrata sulla la rappresentazione, sul simbolo e via dicendo. Però non significa che sia una prospettiva ecumenica. La prospettiva ermeneutica ha i suoi nemici, e questi suoi nemici sono in primo luogo il riduzionismo, ogni forma di riduzionismo, anche quello psicoterapico, a maggior ragione il riduzionismo più biologico, perché nega il soggetto, altro punto centrale dell'ermeneutica. Così come la scomparsa stessa del soggetto, il disconoscimento dell'alterità, fino ad arrivare alla aziendalizzazione o pseudo-aziendalizzazione, anch'essa una nemica della prospettiva ermeneutica. C'era in quegli anni l'illusione appunto che la psicoanalisi fosse in un qualche modo autosufficiente, no? Nel confronto con la malattia mentale grave. Come ti dicevo, questa sera parteciperò a un dibattito su Diario di una schizofrenica. Ebbene, rivedendo quello straordinario film, è evidente anche quanta ingenuità ci fosse nella tecnica terapeutica, psicoanalitica, che informava la terapeuta lì rappresentata, che poi è Madame Sechet, a confronto con una istituzione psichiatrica cieca. Ora, il venir meno di questo confronto probabilmente ha reso le istituzioni psichiatriche ancora più cieche, no? Sicuramente ammodernate esteriormente, ma ancora più cieche. Io penso che noi psicoanalisti da questo processo di disillusione abbiamo molto da imparare, e molto abbiamo imparato, nel senso che oggi la maggior parte dei colleghi non hanno più questa pretesa di onnipotenza all'interno delle istituzioni. Ora si tratta di capire quando avremo una seconda chance, e io penso che l'avremo presto, perché anche la psichiatria biologica fa acqua rispetto alla sua pretesa altrettanto onnipotente. Ecco, io spero e penso che avremo presto una seconda chance, e spero anche che sapremo giocarcela meglio. Infatti. Ma sai, ecco, come dici tu, questo bisognerebbe chiederlo ai miei pazienti. Sicuramente fa parte del mio modo d'essere e di pensare, e dunque è qualcosa che io non sarei in grado di scrollarmi di dosso nel lavoro istituzionale. Certo, poi magari qui ci torneremo sopra anche dopo, ma è molto importante distinguere quella che è un diverso atteggiamento che è importante utilizzare nell'uno e nell'altro contesto, da dei veri e propri processi scissionali,
rispetto ai quali siamo sempre a rischio e che rappresentano, a mio avviso, e poi magari lo ribadirò anche, il rischio più grave, tanto per lo psichiatra, ma direi soprattutto per lo psicoanalista, no? Fino all'estremo del appunto, fare lo psicoanalista in una pratica privata e magari flirtare con le aziende farmaceutiche in una pratica pubblica o utilizzare il contenimento emozionale nella pratica privata e magari la contenzione fisico-farmacologica nella pratica pubblica. Devo dire che i colleghi con cui lavoro o con cui ho contatti non mi sembra che cadino in modo così plateare in queste contraddizioni, però è un rischio da tenere presente. Ecco, visto che dicevi, togliendo dal campo questi aspetti radicali, visto che dicevi appunto il paziente è il miglior collega, devo dire che invece mi sento di confessare che il mio essere psichiatra e psicoanalista spesso mi crea problemi con i colleghi. Nel senso che i colleghi psichiatri colgono subito, no? con una sorta di perplessità, tra la loro diffidenza e il mio essere psicoanalista, e viceversa i colleghi psicoanalisti spesso hanno difficoltà, dico non certo a comprendere, ma ad ascoltare un discorso che muova anche da una prospettiva psichiatrica. Sempre declinandola al plurale, ovviamente. Io ho avuto la fortuna di avere contatti con diversi analisti, ma tre in particolare che avevano grandissima sensibilità verso il problema istituzionale. E il primo che è stata la persona che mi ha introdotto nel mondo della psicoanalisi, con cui poi si è costruita una grande amicizia, è stato Enzo Morpurgo. L'altra persona che ho conosciuto negli anni immediatamente successivi e con cui ho fatto un gruppo, da cui è uscito anche un libro, Dialoghi sulla psicosi, che appunto illustrava questa esperienza di discussione sul caso clinico tra colleghi psichiatri, è Salomon Resnick. E infine non posso non citare per la sua sensibilità in ambito istituzionale, con lui non è che parlavamo di questo, ma comunque anche lì c'era questo retroterra, il mio analista Sergio Bordi. Poi mi sento anche di fare riferimento, l'ho conosciuto solo en passant, a Gaetano Benedetti, e infine un'altra persona con cui ho avuto un'amicizia a mio avviso intenso, ma purtroppo molto breve, perché l'ho conosciuto un paio d'anni prima della sua morte, è stato David Fensilver, una delle ultime figure di Chesnus Lodge, che io ho anche visitato, ho avuto anche l'onore di tenere un breve seminario sulla simbolizzazione psicotica nelle istituzioni a Chesnus Lodge. E ricordo ancora appunto davanti agli occhi la foto che lui mi mostrò di David Fensilver giovane in piedi accanto a Pigmie Pao, seduto in mezzo ai suoi allievi e colleghi. Sils non mi sembra che fosse nella foto, penso che se ne fosse già andato. Beh, coerentemente con questo, cosa potrei dire? Forse. Data la vicinanza che abbiamo avuto, i libri di Resnick, da persona a psicosi, ma anche fino agli ultimi, biografie dell'inconscio, ferite, cicatrici, memorie, sicuramente anche il libro di Benedetti che ho appena citato, Sears, Pao, Stati psicotici di Rosenfeld. Era un'epoca, se posso aggiungere, con un riferimento anche al dibattito in corso sulle psicosi, in cui io sono intervenuto, era un'epoca in cui gli psicoanalisti di psicotici parlavano esplicitamente di schizofrenia, e questo è un altro punto che io rivendico con onore, tra virgolette, nel mio background. Se volessi rammentare un paziente, rammenterei una paziente che ho descritto anche nel mio primo libro, che ho chiamato Manuela, che era una ragazza con quel quadro che io definirei una psicosi isterica gravissima. Venne ricoverata nel nostro SPDC appena aperto con un delirio, allucinazioni visive e uditive, uno stato di marasma psicotico che aveva toccato anche profondamente il livello della corporità, iperpiressia, discrasie ematiche stranissime, per cui i colleghi, ricordo, volevano fare anche un puntato sternale ipotizzando chissà quali malattie. Ecco, questa ragazza fu curata da una equipe entusiasta agli albori della sua esperienza. È una ragazza che a un certo punto stava anche per morire, ricordo che si era quasi deciso di fare l'elettroshock, ma non si poteva proprio per le sue condizioni fisiche.
attraverso quello che era, quello che io lì ho chiamato, raccontando la storia, un agire empatico e comunicativo, da colleghi che erano di diversa estrazione, di diversa provenienza culturale, alcuni erano di provenienza analitica, altri assolutamente no, e con l'aiuto in particolare di una infermiera giovane, che ebbe un ruolo centrale in questa storia, nella risoluzione. Anche per ricordare appunto questo entusiasmo, sicuramente anche quello un po' ingenuo, che poi purtroppo il lavoro nelle istituzioni attraverso quel logoramento che ben conosciamo. Ma guarda, direi due cose. Intanto, se dovessi sintetizzare tutto in un motto, parafrasando quanto diceva appunto il nostro comune maestro Enzo Morpurgo, io ricordo, non c'entra con il nostro tema se non all'atere, io ricordo che, considera che eravamo negli anni Ottanta, parlando di schizofrenia, di psicosi, lui una volta gli disse: forse per curare gli psicotici occorre essere kleiniani e poi dimenticarlo, che secondo me ha una validità anche se rapportata ai tempi, eccetera. Ecco, io parafrasando direi a questo giovane psichiatra: per lavorare bene nell'istituzione occorre essere psicoanalista e poi dimenticarlo. E se dovessi, come dire, allungare il brodo e articolare il discorso su un versante un po' più teorico, lo preavvertirei del fatto che lui dovrà attrezzarsi per tollerare quello che io chiamo l'inevitabile statuto contraddittorio della psichiatria, che sta nel dover lavorare contemporaneamente, questo è il punto, contemporaneamente con il sintomo, segno di un disturbo mentale che si deve ridurre o annichilire attraverso il farmaco o altri strumenti, e il sintomo simbolo di una sofferenza psichica con cui ci si deve relazionare. Allora, in questa contemporaneità del lavoro sta la contraddizione teoricamente irrisolubile della psichiatria. Mi viene in mente qui un altro mio grande maestro, non questa volta psicoanalista, un pensatore a cui io sono molto legato, Paul Ricoeur. Quando a proposito della traduzione dice, anche qui trasponendo i campi, la traduzione è un'operazione teoricamente impossibile, però si è sempre tradotto e sempre si continuerà a farlo, bene o male. Lo stesso, lavorare contemporaneamente col sintomo simbolo e il sintomo segno è teoricamente impossibile, ma lo si è sempre fatto e sempre si continuerà a farlo. Però occorre avere, come dire, la forza di stare dentro questa contraddizione e di mantenere anche il disagio che questa provoca, nella consapevolezza che però in questo statuto contraddittorio della psichiatria sta, a mio avviso, anche il suo fascino. Chi sente troppo pesante questa contraddizione è meglio che si diriga altrove, ad esempio nel campo della psicoterapia, per l'appunto, o nel campo anche della terapia esclusivamente della terapia farmacologica. La psichiatria non vive al di fuori di questa contraddizione, poi la si può giocare bene, male, meno bene, meno male. Ma guarda, il pregio di un'istituzione, in un qualche modo prima l'abbiamo già toccato quando si parlava dell'intervento integrato, no? Con anche qui una precisazione. Enrique diceva: la schizofrenia è sempre alla fine, mai all'inizio. Allora, l'intervento integrato è sempre alla fine e mai all'inizio. E purtroppo, anche se si è partigiani o teorici dell'intervento integrato, e siamo in molti, questo non ci garantisce poi nella capacità di fare interventi integrati. Andando su un attimo su un aspetto collegato con l'intervento integrato, ma un po' più specifico, io direi che il vantaggio, il punto di forza dell'istituzione, laddove ben inteso lo si riesca a creare, è il clima psicoterapico diffuso. Nel senso, voglio dire, noi possiamo anche in un setting privato lavorare, ad esempio, in tandem, no? E spesso lo si fa con gli psicotici. C'è un analista che poi si appoggia, qui mi sembra c'è una grossa concordanza anche leggendo di questo dibattito sulle psicosi nel sito web, si appoggia a uno psichiatra.
Questo si fa anche nelle istituzioni, ma se ci fermassimo qui le istituzioni anzi sarebbero in svantaggio, perché in una pratica privata l'analista può vedere il paziente 2, 3, al limite anche 4 volte a settimana, cosa che nelle istituzioni ben difficilmente si riesce a fare, ben difficilmente si riesce a superare il colloquio settimanale. Il punto di forza è appunto creare questo clima psicoterapico diffuso. Il fatto che il paziente sappia che il centro di salute mentale aperto 12 ore al giorno è un luogo in cui ricevere ascolto e accoglienza, il fatto che può essere impegnato nelle attività di un centro diurno, che sa di poter trascorrere un pezzo della sua esistenza nella nostra comunità terapeutica e così via. Ecco, se questo funziona, e questo è un vantaggio sicuramente straordinario. A fronte di questo, gli aspetti più problematici sarebbero tanti, bisognerebbe fare una scaletta, però se dovessi sceglierne uno su cui appuntare l'occhio critico, io mi riferirei all'immobilismo. C'è una sorta di circolo perverso, in questo senso, tra una tendenza delle persone in genere, degli operatori, di certi caratteri all'immobilismo e l'immobilismo istituzionale. Per cui quando si mette in azione questo circolo, ogni cambiamento viene vissuto con sospetto, con diffidenza, addirittura può evocare delle reazioni, tra virgolette, paranoidee negli operatori, e questo diventa un punto di caduta dell'istituzione da cui è difficile poi ripartire. Però io temo che ci sia anche qualche cosa, ora se tu mi poni una domanda mi riesce difficile definirlo, ma qualche cosa di specifico proprio dell'istituzione psichiatrica, forse il tipo di logoramento che comporta, forse l'asserragliarsi nelle proprie convinzioni. Ecco, per esempio, un altro aneddoto a proposito di asserragliarsi. Io ricordo che quando aprimmo, io ho lavorato in questo SPDC per 5-6 anni, anche con la veste di primario prima di andare ai servizi territoriali, ma quando aprimmo questo SPDC, io allora ero aiuto, e il primario ebbe a ironizzare in modo assolutamente condiviso su dei colleghi di un centro di salute mentale, dicendo: vedi, quei colleghi sono asserragliati in quel centro di salute mentale da 10 anni, un po' come nel fortino del deserto dei Tartari. E correva l'anno 1989. Bene, dopo 20 anni, per togliere, dopo 20 anni quei colleghi sono ancora lì, non più da 10 ma da 30 anni, ma il drammatico è che la stragrande maggioranza dei colleghi che hanno aperto l'SPDC sono lì da 20 anni. Allora, lì ad esempio, tu fai l'ultima domanda, è quella a cui ti dicevo amerei meno rispondere, ma dici: cosa cambieresti? No? Allora, lì sorge il problema: è possibile fare ad esempio una rotazione degli operatori in modo impositivo? Però sappiamo anche che il modello impositivo, ahimè, ha ben poche possibilità. Però effettivamente vi voglio di capire anche a livello istituzionale come si possa costruire qualche meccanismo per rompere gli immobilismi di diverso tipo. Un altro aneddoto, anche questo forse non interessa gli ascoltatori, ma questo è assolutamente banale: quando io andai a dirigere i due CSM che ora dirigo, c'era una differenza di mezz'ora di orario. Uno iniziava alle 8 e l'altro finiva alle 20, uno iniziava alle 7:30, l'altro finiva alle 19:30. Per un problema di banale buonsenso io proposi di... Per un anno andò avanti la discussione e la cosa stagnò lì. Poi alla fine venne un diktat aziendale: tutti i servizi ambulatoriali devono aprire alle 8 e chiudere alle 20. Ora naturalmente sono tutti contenti, se dicessi di arrivare la mattina alle 7:30 anziché alle 8 mi aggredirebbero. Ma io penso che su questo campo la psicoanalisi possa fare moltissimo, e rientra in un qualche modo, come aspetto, come argomento specifico, in quel discorso del pensare il paziente a cui facevo riferimento prima, perché pensare il paziente e quello che ovviamente sta dietro è sicuramente un antidoto al logoramento istituzionale. Quindi in questo senso dicevo, quello strumento bisognerebbe riprenderlo, e io vedo che le poche volte in cui si riesce a fare questo lavoro i colleghi si animano.
Poi ci sono delle difficoltà oggettive su cui ovviamente non spetta la psicoanalisi intervenire. Vi faccio un esempio anche qui molto banale, ma questa volta molto drammatico. Nei nostri servizi, in tutto il dipartimento di cui io faccio parte, la Roma E, di cui tu hai conosciuto l'altro collega, appunto Riefolo, che fa parte di un'altra unità, esistono pochissimi colleghi, si contano sulla punta delle dita, che sono sotto i 55 anni. Penso nessuno o due o tre su centinaia di operatori sotto i 50 anni. Ora, questo è un fatto a cui, se non si decide di porre rimedio, sicuramente pesa sulla qualità del lavoro, certo, e sulla motivazione. Certo.